In un mercato del lavoro sempre più competitivo e con lo spettro drammatico della disoccupazione in continua crescita, diventa fondamentale presentarsi al primo colloquio con il massimo della professionalità e della formazione, in modo da puntare sulla qualità, requisito necessario per sbaragliare la concorrenza e mirare a un posto di lavoro di alto livello. Il percorso non semplice vede emergere sempre di più la figura del consulente del lavoro, un professionista con il compito di gestire il personale di piccole, medie e grandi imprese. Una figura richiesta e alla quale molti giovani si avvicinano. L'Università di Messina, in tal senso, ha tenuto un confronto con importanti esponenti del settore e una platea interamente formata da giovani studenti dell'Ateneo Peloritano. Oggi io credo che il mercato del lavoro abbia necessità di persone qualificate, specializzate e pronte anche a dare risposte a quelle che sono poi le esigenze delle imprese. I consulenti del lavoro oggi hanno una responsabilità importante, quella di gestire 1 milione di aziende e 7 milioni di rapporti di lavoro, quindi il 70% dell'impiego privato passa dei 28.000 studi dei consulenti del lavoro italiani. Giovani professionisti formati con delle competenze specifiche alla fine premia poi il mercato del lavoro? Sempre. Io penso che la chiave del successo domani è la qualità, competenza e anche un po' di coraggio. L'università è impegnata proprio su questi temi a promuovere eccellenza, la formazione di competenze e di professionisti che domani potranno dare un contributo su questi temi. Sono stati poi resi pubblici i dati relativi all'esito dell'esame per l'abilitazione professionale come consulente del lavoro per l'anno 2012. Ecco, si è emerso che oltre l'80% degli studenti laureati presso il corso triennale in consulente del lavoro di Messina, coordinato dalla professoressa Cetti Parrinello, hanno superato l'esame per l'abilitazione professionale, un dato che riempie d'orgoglio il nostro Ateneo.